L'arte contenta dentro, fallisce dentro, anche racconta qualcosa di importante per gli altri. In occasione delle benedizioni alle famiglie della parrocchia di Vicofaro, Don Massimo Biancalani porterà in dono in ciascuna casa una copia dell'opera Ecce Homo di Antonello da Messina, realizzata dall'artista gambiano Ebrima Danso, ospite della comunità di accoglienza migranti di Vicofaro. Quindi vuole essere un segno di incontro, riconciliazione e nello stesso tempo anche appunto vuol parlare, vuole anche cercare un po' di rompere i luoghi comuni, no? I ragazzi sono tanti, hanno tante caratteristiche, e ragazzi problematici alcuni, ma insomma ci sono anche tanti che hanno delle risorse e noi cerchiamo anche di valorizzare, i limiti del possibile. Ebrima, 25 anni, ha già esposto alcune sue opere in Gambia, dove era anche insegnante di disegno, ed in Italia. Anche ora sto facendo qualche lavoro, anche già fatto tante mostre. Ebrima è partito dal piccolo stato africano nel 2016, imboccando la rotta del deserto, che dal Senegal passa per il Mali per poi raggiungere la Libia. Un viaggio durato circa un anno che è culminato con la traversata via mare con uno scafo, intercettato al largo del Mediterraneo dalla Marina Militare Italiana, che ha poi traghettato i migranti verso le coste della Calabria. Venuto qua in Italia nel 2017, in Calabria, sono in Calabria in campo accoglienza e poi io andato a Puglia per lavori. Sono arrivato in Vicofaro l'anno scorso verso ottobre. Massimo ha detto bravo, ti aiuto a comprare i materiali e mi racconta tua storia, mi lavori tua storia dal Gambia fino in Italia. Grazie a un progetto finanziato dalla CEI, inoltre, Ebrima Danso realizzerà una mostra di 15 tavole sul suo viaggio dal Gambia verso l'Italia. 15 situazioni del cammino che i ragazzi migranti fanno dall'Africa fino qui in Europa, quindi l'origine, poi il deserto, la Libia, le carceri, il mare, fino a Lampedusa.